Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Ad Affari Tuoi succede davvero di tutto. Quanto accaduto in studio lascia di stucco lo stesso Amadeus, non creda ai suoi occhi. Si torna a parlare di Affari Tuoi, il programma in onda su Rai 1 nel corso del preserale, lo stesso che da tanti anni è un punto di riferimento della televisione italiana e che Amadeus continua a condurre con grande successo. Ebbene, partiamo dal presupposto che ogni puntata è diversa e che anche il finale della partita stessa dipende dal percorso che porta avanti il pacchista. Insomma, negli appuntamenti con la trasmissione può succedere qualsiasi cosa, ma uno in particolare pare avere turbato profondamente tutti. La giocata è cominciata con l'uscita di una serie di pacchi rossi e blu, gli stessi che hanno permesso al dottore di fare un'offerta niente male e, nonostante la grande scelta, la decisione del concorrente è stata cruciale, ha prima accettato lo scambio del pacco prendendo il numero 9 e lasciando quello selezionato ad inizio partita e, in seguito, ha accettato l'offerta del dottore. Ma il bello è arrivato dopo. Amadeus incredulo, non ci posso credere, è la terza volta. Dunque, la partita ha continuato ad andare avanti tra un colpo di scena e l'altro, in seguito allo scambio, il dottore ha proposto 31.000 euro, una cifra alta che era impossibile da rifiutare. Da quel momento, Amadeus ha fatto aprire al pacchista i pacchi rimasti ancora chiusi. Nella fase finale della puntata, il partecipante è rimasto con 5 euro e 300.000, due pacchi estremi. Quello che aveva deciso di scambiare Fiorenzo, il concorrente il gioco, aveva al suo interno la somma più alta. Solo alla fine ha capito di aver rinunciato ai 300.000 euro, per me è comunque un lieto fine, perché a me i soldi non li hanno mai regalati. Sebbene l'uomo sia andato via felice, Amadeus si è mostrato incredulo per quello che aveva visto succedere. Un particolare in cui si era imbattuto anche in alcune puntate precedenti e che ancora una volta lo ha lasciato senza parole, non ci posso credere. Ha dichiarato prima di congedare i telespettatori. E ancora, terza persona ad Affari Tuoi che accetta l'offerta quando ha ancora in gioco i 300.000 e li perde, è sempre così, perché lo fate? È proprio vero che il destino, delle volte, gioca degli scherzi molto strani, gli stessi che nessuno potrebbe mai immaginare di vivere.